Lascia mi piace se il tuo 2021 è stato una merda. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con questo video incredibile, perché oggi ragazzi vi racconto il mio 2021, che è stato brutto ma è stato altrettanto bello. La cosa che più mi auguro nel 2022 è che innanzitutto la mia famiglia stia bene e che questa cosa che sta circolando, non la voglio manco nominare, finisca ragazzi. Già sapete cosa. L'anno scorso feci un video praticamente uguale, solamente che raccontai il mio 2020. Oggi vi racconto il mio 2021. Wagyu, partirei subito da gennaio. Fatemi sapere prima qua sotto nei commenti per voi com'è stato questo 2021. Quindi l'anno con gennaio parte, ve lo dico, un po' male, perché il primo evento importante è la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli. Rigore sbagliato da Insigne, Napoli che perde la Coppa e quindi, insomma, partiamo malissimo. Abbiamo però raggiunto su Twitch i 100.000 follower. Per me molto importanti, perché comunque è una piattaforma nella quale ci sto passando veramente un botto di tempo, quindi vi invito a tutti quanti ad iscrivervi. Vi lascio in descrizione il mio canale, mi raccomando, seguitemi. A parte queste due cose, diciamo che il gennaio è stato più un anno di transizione, quindi non è successo chissà cosa. Febbraio ragazzi è un mese molto particolare per me, perché nei mesi addietro, non so come dirlo, ho indietro sì, le cose con Giuseppina non andavano tanto bene, i litigi erano più frequenti, la mia voglia, sì, sincero, di stare con lei, ma stavi fianco a me, la voglia di stare con lei, sinceramente mi parlo proprio col cuore in mano, non era troppa. Era un po' stronzo, possiamo dirlo. Infatti in quel periodo ci siamo praticamente, forse presi un periodo di pausa o proprio lasciati. Inizialmente è partita da me sta cosa e comunque nel primo periodo sono stato abbastanza bene, però arriviamoci, aspetta con calma. Arriva marzo, dopo questo periodo di febbraio in cui comunque stavo tra virgolette bene, avevo capito che avevo fatto una cavolata lasciando Giuseppina, comunque una parte importante di me. Infatti l'ho cercata tramite messaggi su WhatsApp, lei mi ha bloccato, le facevo dei regali, le andavo sotto casa e non mi cagava, quindi io ero un po' demoralizzato sotto quel punto di vista. Un'altra cagata che avevo fatto, mi sono fatto il melone. Bellissimo. Ma nel mentre, per quanto riguarda Giuseppina, ho fatto veramente le mie prime pazzie. Il mio primo tatuaggio, ragazzi. L'unicorno che simboleggia il nostro amore, il nostro simbolo, vai, chiamiamolo così. Non è una pazzia. Oh, ho già fatto un tatuaggio, è prima. Bella. Capito, è una pazzia comunque, una pazzia d'amore. Una lettera romantica e uno striscione fuori casa sua per farle capire che veramente la rivolevo. Ma niente, lei non si fa viva, non mi vuole e quindi vaiù. Purtroppo ho lasciato perdere, perché comunque ho fatto tutto quello che potevo fare. La maglia 6 unica, quella nel torneo Elites, era per lei, questa è un'esclusiva. Ad aprile invece comincia un progetto molto importante per me, il Chamalua Pants. Un progetto durato credo 2-3 mesetti. Ho sbagliato comunque a farlo durare così poco, perché forse almeno un annetto oppure di più dovevo farlo durare. Il Chamalua Pants, ragazzi, è praticamente un'iniziativa che ho preso su Instagram. Chamalua Pants lo dice stesso la parola, ci dobbiamo togliere la pancia facendo attività fisica, mangiando bene. Infatti per, l'ho detto, 2-3 mesi sono durato, poi dopo è arrivata l'estate. Ho mangiato solo. È stato veramente un cambiamento pazzesco della mia vita voglio in quel periodo, perché facendo comunque attività fisica, sia mentalmente che fisicamente, ero quasi tutta un'altra persona. Invece nel mese di maggio, a parte che ho festeggiato il mio compleanno, ho fatto i miei 20 anni il 28 maggio, mi raccomando, aiù, anno prossimo è 28 maggio, ma da fagli auguri, me lo fotto proprio su Instagram. Da ora in poi penso che sentirete i mesi più felici, penso, della mia vita. Sempre nel mese di maggio abbiamo l'opportunità di conoscere persone famosissime come Fabio Cannavaro, Nesta e il nostro amicone Criscito, che oltre ad essere un campione, ragazzi, è veramente una persona simpatica, umile. Veramente non me l'aspettavo che un calciatore potesse essere così buono, alla fine come se fosse una persona normale come tutti noi. Hai saltato del pieno. Cacchio, vabbè, lo metto comunque. Per quanto riguarda Criscito, tra poco ci sarà anche una sorpresa, quindi seguite tutto il video. Arriva giugno, attenzione, i primi giorni di giugno, indovinate chi si rifà viva finalmente? La buona Giuseppina.
attenzione, che mi fa capire che mi rivuole. Con cosa? Sbloccandomi su WhatsApp. A città bella è fatta io, Fischemer. È troppo fresco, è troppo fresco. Arriva poi un'altra data importantissima, il 9 giugno. Raggiungiamo dopo 5-6 anni del canale il 1 milione di iscritti. Ancora non ci credo, ragazzi, dopo veramente tutti questi anni pieni di sofferenze, pieni di sacrifici, perché comunque gente da fuori può dire tu fai YouTube e non fanno cazzo, ma vaffanculo. Non sapete quanto lavoro ci sia dietro, quanta dedizione io ci metta per farvi avere nuovi contenuti, per cercare di strapparvi una risata, qualsiasi cosa. E infatti, per commemorare questo 1 milione di iscritti, mi sono tatuato il logo Fuse Gamer, il primo logo Fuse Gamer, perché adesso è cambiato, come vedete, per simboleggiare il fatto che Fuse Gamer rimarrà sempre con me. Nel mese di giugno arriva la Villa Elites, quindi io lo so che a voi piace troppo la Villa Elites, arrivano i primi video, ci togliamo le prime soddisfazioni, un sacco, veramente un sacco di video in tendenza, soprattutto il video del torneo su Elites dell'Europeo vi è piaciuto veramente un sacco, magari riproporremo qualcosa in futuro, ma non vi diciamo nulla. Arriva a luglio l'Europeo, sapete tutti come è andata a finire, è stata veramente, penso, una delle mie, per quanto mi riguarda, penso di parlare anche per gli Elites, una delle esperienze sportive più belle che il calcio ci potesse dare. La cosa più emozionante, ragazzi, è che dopo tutto quel cammino dell'Italia siamo arrivati a Wembley. Siamo stati gli unici youtuber italiani a sostenere lì l'Italia, con 2000 tifosi dell'Italia e con 100.000 inglesi che veramente ci insultavano ogni minuto, e noi ci siamo sfogati però con quei rigori grazie a Gigio Donnarumma. Ed è stata veramente, raga, una delle esperienze sia sportive che comunque anche lavorativamente parlando, penso una delle più belle da quando sono qui su YouTube. Ad agosto, oltre a prendermi delle vacanze, 10 giorni di festa, credo, forse 15 pure, siamo andati anche a Catania a registrare alcuni video, ovviamente in cui mangiamo. E siamo ripartiti subito, mi pare il 20 o 22 agosto, con il campionato, con il Napoli, e finalmente sono ritornato al Diego Armando Maradona, perché mancavo da 2 anni, ragazzi, allo stadio. Finalmente li hanno riaperti e quindi è stata anche quella un'emozione indescrivibile. Sempre per quanto riguarda il campionato, quello che vi dovevo dire su Criscito, ecco qui, vi ripeto, il 29 agosto, data, un'altra data importante per me, Criscito mi regala la maglia di Insigne di Genoa Napoli, indossata da lui nel primo tempo, quindi voglio, è stata veramente, cioè, dico, un'emozione indescrivibile, sto dicendo sempre stessi cose, ma veramente è stata un'emozione assurda, io non me l'aspettavo, è stato un regalo inaspettato, perché io non sapevo che Criscito mi dava la maglietta, e praticamente me la odoro, veramente faccio di tutto con quella maglietta, e infatti lo ringrazio ancora, perché voglio, vi ripeto, perché magari gente come Criscito, voi pensate, essendo un calciatore, se la tira è snob eccetera, Criscito è tutta un'altra persona, voglio, infatti meno male che ho avuto la fortuna di conoscerlo. Infatti saluto anche i figli. Dede Ale, lo voglio bene. Poi quel regalo, la maglietta, il capitano, dai, ti prego. Non te ne andare. A settembre mi prendo un'altra mini vacanza con Giuseppina. Vado in Croazia, in un paesino che si chiama Zadar. È stata una delle vacanze più rilassanti e più fighe della mia vita insieme a Giuseppina. Voglio, io vi consiglio, se vi volete rilassare, dite ai vostri genitori: mamma, andiamo a Zadar! Ero spaccio in me, Zadar! Però veramente, voglio, la gente è simile a quella di Napoli. Cioè, sono accoglienti. Il cibo, ok, non è il top, però comunque è buono, è decente. Il mare è bellissimo, voglio, e soprattutto è gratis, non si muove nel lettino. Il 20 settembre noi Liz abbiamo ricevuto un premio grandioso, il Giacinto Facchetti Awards, come migliori youtuber di calcio. In quel giorno abbiamo conosciuto gente della TV come Gerry Scotti, calciatori come Matheus e Gullit, e anche il mitico Augello. Nel mese di ottobre, voglio, voi direte, voglio, ma quante cose hai fatto? Oiù, una soddisfazione assurda. Dopo tanti anni di reaction con Napoli, abbiamo finalmente collaborato con la SSC Napoli. Ci hanno regalato la maglia Allun, quella fighissima, oiù, a me piace troppo. Oltre al valore affettivo, è veramente una bella maglia. Speriamo che in futuro ci sia qualcos'altro con la SSC Napoli. Non vi dico nulla. Un'altra esperienza carina, veramente carina, l'ho fatta a Milano. A novembre, praticamente, avete visto la reaction Inter Napoli, ero
praticamente in mezzo al campo. Infatti ringrazio ancora Davide Bonolis che mi ha dato questa opportunità. Ho conosciuto anche Bobo Vieri, un sogno che si avvera a Camel. In questo mese, a dicembre, siamo usciti con il nostro merch Fuse Gamer, maglia limitata per il milione di iscritti. Siamo andati sold out, vi ringrazio tantissimo. Infatti forse, chissà se ci sarà un altro merch. Poi ho passato Natale in famiglia, come avete visto dal video in cui faccio vedere quanto ingrasso nella settimana di Natale. Infatti il mio augurio più grande per questo 2022 è che innanzitutto la mia famiglia stia bene e che questa situazione di questo virus maledetto finisca, vaggiù, perché sta Marianna appressa sto virus in me. L'anno che verrà spero e sarà secondo me meglio del 2021. Ciao Aiu, ma voglio bene.